Benvenuti in Me e Molto Altro, sono il Mene Arancione, come sempre oggi cominciamo il terzo episodio di questo fantastico gioco che il nome non lo dico perché non me lo ricordo, Ass... vabbè, False. E che vedo fa? Tocca qui per iniziare. Non mi ricordo. Questo capitolo contiene rappresentazioni grafiche del suicidio di un personaggio, ai ai ai, che alcuni giocatori potrebbero trovare angoscianti. Si invitano i giocatori ad affidarsi alla propria discrezionalità nel momento in cui decidono di giocare. È anche possibile saltare del tutto questa scena, optando per una conclusione positiva predefinita. Ragazzi, io la gioco. Ragazzi, però attenzione, vi ho avvertito, non fate che poi dopo io la metto e metterò anche su la copertina che è pericoloso. Metto i 18 anni perché è giusto farlo così. Quindi si gioca. Attenzione, attenzione veramente, ragazzi, non fate gli splendidi perché queste sono tematiche molto delicate e molto importanti. Io l'ho messo, però attenzione, attenzione veramente. Di cosa stava parlando? Quale cazzo di libro nero? Ti stava prendendo in giro, Dale, per spararti. Cristo santo, non sono mai andato tanto vicino a farmela addosso. Lo so, ci è mancato poco, ma non pensarci. Aveva la faccia concentrato, nessuno usciva da qui. Della polizia, giusto, giusto. È al sicuro, vero? C'è qualcuno con lei? Non mi fiderei di uno sbirro neanche per chiedergli l'ora. Sono sicuro che sta bene. 10 anni di lavoro qui con 3 manager diversi e la cosa peggiore che è successa è stato un serpente a sonagli in bagno. Prenditi un minuto, riprenditi. Invece adesso hai trovato il libro nero? No, stronzo, va bene, ho già guardato. Ascolta, tua figlia sta bene. No, porca miseria, lui sta ricattando proprio. Ehi. Che ci fai qui? Ehi, lascialo in pace. Mi ha appena salvato la vita là fuori. Ci ha aiutato una volta. Non significa che lo farà di nuovo. Senti, non dico che dobbiamo arrenderci. Ma cosa dovremmo fare adesso, eh? Niente elicottero. A quel porco di Romero non importa se siamo vivi o morti. Porca miseria. Non so più. Ok. Che lui ha la figlia fuori e è compromesso un casino. Signora, c'è un'operazione in corso. Chi è questa? Sceriffo? L'arresto? Sharon, non puoi... Cosa diavolo pensi di fare? Mamma! È la madre di questi? Dante, per favore. I miei ragazzi sono lì dentro. E tu non sapevi che volessero derubarmi? Senti, se li vuoi fuori, mi fai entrare. Centrale, resta in attesa. Abbiamo un problema qui. Mi scusi, agente. Sceriffo? Sharon, sarà meglio che tu non me ne faccia pentire. Cioè, sta diventando un macello di storia, ma bellissima. Bellissima proprio. Ragazzi, aprite prima che cambi idea. Ma perché si è messo il beretto lui? Voi vedete che stava con questa? Evidentemente no. Ciao, ma. Ciao, mamma. Ciao, dolcezze. Mm.
L'ha riconosciuto. Paul? Sharon, spero che tu sia qui per far ragionare i tuoi ragazzi. Voi due siete amici? Più o meno. E quindi com'è potuto andare tutto così fottutamente storto? Tipico di Romero. Cerca di entrare, noi chiediamo un elicottero, ci attira allo scoperto e spara a Dale. Giuro che potrei uccidere quello schifoso. Hai qualcosa da dire? No. Forza. Come ti hanno trattato i miei figli? Insomma, mi hanno menato. Stai scherzando? Cazzo, dici sul serio? Come ci hanno trattato? Come ti chiami? Vince. È un padre di famiglia. Ci ha dato solo problemi. Non sta mai zitto. Ha salvato la vita a tuo fratello. Questo è vero. Un padre di famiglia, Capisco. Penserai che i miei ragazzi siano dei mostri. Ma a mali estremi, estremi rimedi. Hanno paura, esattamente come te e come me. Allora, senti. Tu mi aiuti a proteggere la mia famiglia. Io ti aiuto a proteggere la tua. D'accordo? Avvertila del cerca persone. Non avvertila, quello non mi piace il poliziotto a me. Va bene, senti. Lo sceriffo mi ha dato una cosa. Un cerca persone. Che cosa? Vuole quel libro di cui parlava. Ha detto che se non lo riavrà... Tu stai aiutando la polizia! Ehi, aspetta un attimo! Fermatevi tutti! Lascialo stare immediatamente. Gli ho dato la mia parola. Quindi Dante cerca di portarti dalla sua parte e tu ti ci metti contro. Perché? Che non mi piace. Gli agenti sono corrotti, non siete mostri. Sopravvivenza, la mia famiglia. Non siete mostri, perché alla fine non è che sono proprio dei mostri. Cioè, gli agenti sono corrotti, è quello che penso io, però, che siano corrotti. Senti, non so tutta la storia, ma ho parlato con il vostro sceriffo. E non mi sembra un tipo a posto. Sei perspicace, te lo concedo. Ma questo non vuol dire niente. Tyler, dovremmo parlare in privato. Quell'idiota di Dante pensa che lo sto aiutando. Dale, Jay, non vi preoccupate. Vi farò uscire di qui. Come? È un altro discorso, eh? Allora, che diavolo succede? Li stai aiutando? Dante si è quasi bevuto che sia venuta qui a fare il suo lavoro. Ma presto. Il male minore, qui mi arrangio, mi fido degli Holt. Tutto. Il male minore? Volevamo stare qui fino a quando Romero non si fosse stancato di seguirci. Ma poi mezzo dipartimento dello sceriffo era da fuori. Ho scelto da che parte stare. Lo sceriffo mi ha quasi sparato prima, solo perché ero lì in mezzo. Almeno ai cattivi serviamo vivi. L'ho chiesto io. Oh, sono con te, ma sta attento. È un po' troppo sveglia per i miei gusti. Pensi che Zoe starà bene? Dopo tutto questo. Sta in ostaggio anche lì. È una bambina forte. Ci prenderemo cura di lei. Non lo so. È una bambina forte. Capi? È una ragazzina forte, eh? Anche se piccola è già una guerriera. Credo che abbia preso da te. Certe cose che hai fatto stasera sono merito di entrambi. Dante, sono Sharon. Ok. Oh, per la miseria, ascoltami. Dimenticati dell'elicottero. Quello che vogliamo è uno scuolabus. Abbastanza grande per noi e per gli ostaggi. Uno scuolabus. Li portiamo con noi. Saremo più sicuri. Beh, lo so che l'ho detto. Ma è colpa mia se sei un credulone. Aspetta, ascolta. Se questa storia continua fino a domattina, arriverà la polizia. Forse l'FBI. E sappiamo bene che averli sul tuo territorio è l'ultima cosa che... Me ne farò una ragione. Chiamami quando è pronto. Uccelli dell'Arizona. Che cos'hai in tasca? Solo un libro. Sugli uccelli. Lo vedi? Che nascondeva qualcosa? Una specie di nascondiglio. Tesoro, dove l'hai preso? A casa di quello. Lo sceriffo, io... Pensavo... C'era qualcosa dentro.
Ti è caduto da qualche parte? Io... non lo so. Da quando siamo al motel non l'ho neanche aperto. Potrebbe essere nel camion sul retro. Ma Romero ha un cecchino sulla collina. Andrà lui. Io. Fa la tua parte, padre di famiglia. E Jay, vai anche tu. Se ci prova, fa quello che devi. Mamma mia, come si sta sviluppando male. Nel senso buono, ma male. Ok, questa è prima. Ma che belle ste musiche che sono. Finalmente! Il cacciatore è tornato. Ho preso dei conigli. Ah, bravo. Ho promesso a Ma che avremmo sistemato il tetto. Non reggerà un'altra tempesta. Vieni. Renditi utile. Li abbiamo sostituiti quasi tutti. Ho bisogno che tu me ne tagli qualcun altro. Pensi di poterlo fare? Sì, lo so fare. E allora facciamolo. Facile da segare, facile da sputtanare. Non farlo. Certo. Ah, ok. Ta. Ta. E sega. Ok, fatto. Abbiamo fatto un taglio netto e preciso. Perfetto. Ehi, fra, che tipo di legna hai lì? Pino? Legno duro, legno de... che ne so, legno duro? Non è legno tenero, quindi... Dici che hai il legno duro? Esatto. Ehi, Tyler! Dice che ce l'ha duro! Ah, 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 ah. No! Ah, guarda la sua faccia. Se dicevo mollo era la stessa cosa. Ridici sopra. Sbeffeggili a tua volta. Vai. Quasi dimenticavo. Ho una cosa per te. Ah sì? Oh. Devo immaginarlo. L'ho insegnato io. Ok. Ehi. Hey. Ci sballiamo? No, ho ancora un po' di merda da scaricare. Cioè, si drogano anche. Restituiscili, lui è un bravo ragazzo, restituiscilo. Non credo. Sicuro? Tuo ragazzo non sta affatto bene, eh? Non lasciarmi. Tienimi. È veramente tosto come gioco. Alla fine ha poco di gioco e più di realistico in certe dinamiche. Guarda, guarda. Spero di non rovinarvi la festa. Ah. Dovrebbe essere il padre, sì. Abbracci al vostro vecchio. Oh, cazzo. La festa è finita. Ehi! Immagino abbiate finito il tetto, visto che siete qui a ridacchiare come ragazzine. Guarda tu stesso. Sta venendo bene. Ah, l'hai fatto tu? Prenditi il merito. No, resto zitto. Umile. È stato Jay. Bisogna rendergli merito, no? Beh, non sarai certo uno sveglio, ma sei meglio dei tuoi fratelli. Scommetto che sei anche più veloce. L'avremmo finito prima se ci avessi dato una mano. Avevo degli affari in città. E quanti soldi hai perso stavolta?
Dai, Jay. Posso ancora sculacciarti, Tyler. Non hanno un bel rapporto col padre, eh? Almeno quello più grande. Fai un favore a te stesso. Fatti anzi, da parte. Anzi, anche loro. Quando il mio papà si toglieva l'orologio, era in arrivo una scarica di botte che non avrei dimenticato. Tienimelo. Ho sbagliato? Che ambiente familiare molto socievole e molto rilassante. Diavolo, state litigando questa volta? Niente, facevo i complimenti ai ragazzi per il lavoro. Non ti ho sentito tornare. Perché? Avresti steso il tappeto rosso? Così puoi girare ovunque con i tuoi stivali sporchi? Ripulire un altro dei tuoi casini è l'ultima cosa di cui ho bisogno. Allora, qualcuno mi può dire di cosa si tratta, per favore? Sei comandalenfa mia, eh? Di la verità, dai. Pa ha detto che eravamo lenti col tetto, poi la cosa è degenerata. Quando imparerete a crescere? Noi. Non ho cucinato per 5, quindi se vuoi il pranzo te lo fai da solo. No, grazie. Ho perso l'appetito. Jay, porta quei conigli dentro, li spoglierò più tardi. Arriviamo tra poco. Porto delle bibite fresche. Veramente delle dinamiche di dialoghi di eventi veramente fatti benissimo. Devo dire che è bellissimo come gioco. Ok. Chi è lei? Chi è costui? Ciao figlio. Io rappresento alcune persone con cui tuo padre fa affari. Aia, tipo mafia, roba simile questo? Ah, eccellente. Vedo che questa casa è tenuta bene. Chiamerò i miei fratelli in merito della mamma. Sta entrando nella nostra proprietà. Chiamerò i miei fratelli. Basta gridare e i miei fratelli arriveranno. Aspetta un attimo. Giovanotto, dovresti almeno ascoltare quello che ho da dire. Fammi indovinare. Sei troppo giovane per essere Dale. Tyler è molto più alto, o così ho sentito. Dunque tu devi essere Jay. Sono Jay. Sono qui per una requisizione. Una che? Tuo padre è in casa? Se n'è appena andato. Non si vede da giorni, non ti conosco. Dipende da chi sei e che cosa vuoi. Io sono il signor Thorne. Rappresento un'organizzazione che ha un accordo finanziario con tuo padre. Ah, mafia. O comunque una cosa... Ho mandato a riscuotere un acconto. Posso? Togliti dai piedi, famo quelli tosti. No, per favore, credo sia ora che se ne vada. Sai una cosa? Sei maleducato. E io sono senza fiammiferi. E a me che me... Ehi, non in casa. Perché dovrebbe interessarti? La tua casa può sembrare pulita, ma anche io posso vederlo. Un'ultima giocata a poker è ciò che vi separa dal diventare dei pezzenti. Siamo completamente rovinati, lo so. Meglio che indossare giacca e cravatta. Meglio che indossare giacca e cravatta, sì. Almeno giacca e cravatta. Certo che no. Le persone come te indossano un completo solo quando sono davanti a un giudice. Sta bollì l'acqua intanto, eh.
Ora ascoltami bene. Se il tuo pa non paga il suo debito di gioco con gli interessi, il denaro sarà l'ultimo dei suoi problemi, capito? Guarda se ce fa scegliere da tirargli l'acqua addosso. È una minaccia? Un momento. Lei ci sta minacciando. Impari velocemente. Dopo di me ne verranno altri. E a loro piace prima sparare e poi fumare, se mi capisci. Ho capito, sì. L'orologio è di valore? No, de plastica, ho preso su... Non me ne vado. Vinted. Quell'orologio può comprarvi un po' di tempo. Forza, dammelo. Ma manco per niente. Tieni l'orologio. Non ho detto di essere d'accordo. Mi lasci in pace. Proprio come tuo padre. Gioca sempre la mano stretta. Aia. Ragazzino. E beh, mo gliela tiro in faccia. Jay, ho dimenticato il mio dannato orologio. Ehi! Aia. Rompermi il cazzo! Ora va via dalla mia proprietà! Torna nel buco schifoso da cui sei venuto! Mi sa che abbiamo sbagliato tutto, però era necessario fare così. Holt, hai scavato la tua fossa e quella della tua famiglia! Ci rivedremo presto! Non vedo l'ora! Se rivedo te o uno di voi stronzi sulla mia proprietà, vi seppellisco vivi! È un bel macello, sta famiglia. Veramente un bel macello. Voleva prenderlo. No. Ti ho chiesto di custodirlo. Lo hai fatto. Ora è tuo. Mio? Hai avuto fegato a tener testa a quel figlio di puttana. Sono fiero di te. E questo Grazie. Già è qualcosa. Un testimone di Geova. Le tue solite stronzate. Jay, cos'è successo? Spiegarlo. Quella boccaccia chiusa stavolta. Va bene, guai. Tocca risolvere questa situazione. Ma che ho? La vita ho rischiata io, eh. Voleva dei soldi. Jay. Per un debito di gioco. Ha detto che se non paghiamo saremo nei guai. Gesù Cristo, Bear. Quanto? Me ne occupo io. Come? Scappando via? Bear, sto parlando con te. Non è un tuo problema. Come sempre sarò io a raccogliere i cocci. Se tanto ci devi portare solo guai, perché non te ne vai di casa? D'altronde non c'ha torto lei, donna forte. Quel poco che abbiamo. Però riesce a portarcelo via. Va tutto bene, mamma. Va tutto bene. Ecco perché loro poi sono diventati così. Cioè c'è tutto un discorso dietro, eh. Non è che sia giusto o sbagliato. Infatti ci riportano, vedi, a qua. Per far capire un po' anche la psicologia, no? Sì. Lontano dalla strada. Attraverso detto non sparare. Niente paura. Sarà fantastico. Vai. No, ho sbagliato. No, meno male. E non sono pronto quando devo premere tutto quanto? Ok, Jay, gesta avanti. Scorri, vai. Va, corri. Bravo. Ok. Ci stiamo riuscendo, piano. E ora ha spento le luci, scusa, appena visto. Grazie, sceriffo. Tutto sistemato ora. Tutto bene.
Non potrebbe andare meglio. Ehi, dove eri seduto? Un po' dappertutto. Tu controlla l'abitacolo, io controllo il letto. Vediamo, vanno porta oggetti, potrebbe essere? Troppo scontato? Però ci sono dei proiettili e delle pillole. Allora qua, tra i sedili, non credo. Eccolo! Invece sì. Questo voleva lo sceriffo. Perché? Leggemolo subito. Sono solo numeri. Dipartimento dell'acqua e dell'energia $12,000. East Side Land Holdings $8,000. Sono tutte le tangenti. Che cosa sono? Tangenti? No, tangenti. Ehi, tutto bene? Non è niente. Solo che ormai siamo tutti coinvolti in questa merda. Tu, io, lo sceriffo, la mia famiglia. Se sapessi quello che ho passato nelle ultime settimane, è tutto così un casino. Non puoi andartene? Tu non sei fuori di testa, deve essere dura. Sei parte del problema. Tu non sei fuori di testa. Non sei tu ad essere incasinato. Sembri un bravo ragazzo. Come fai a dirlo? Sei sensibile. Se capisce. Distingui il bene e il male. Non sono così intelligente. Andrò in prigione per questo. Hai mai pensato di fare qualcosa sapendo che era una cosa troppo stupida per farla davvero? Sicuro. Facevo il meccanico di aerei. Aggiustavo i 747 e i Cessna e tutto il resto. Ma da piccolo non volevo riparare aerei. Volevo pilotarli. Quello che volevo davvero era diventare istruttore di volo. Perché non l'hai fatto? Famiglia, soldi, paura, vita? Famiglia, paura? Non lo so. Forse avevo paura di fallire. Ma visto come sono andate le cose, forse avrei dovuto provarci. Io ho sempre voluto fare il Ranger. Volevo andare in quel posto con i Geyser. Come si chiama? Yellowstone. Sì, proprio quello. Vedere quella cosa che sputa in aria sarebbe figo. Senti, usciamo vivi da qui stanotte e poi rifletteremo un po' sulle nostre vite. Dovremmo tornare. Mi sa che questo Jay, non lo so, non voglio dire cavolate. Però magari si salva, non lo so, può essere di tutto, eh. Mai stato sposato? Certo, con la madre di Vince. Lo ero anch'io una volta. Mi ha lasciato perché bevevo troppo. Aspetta, ci sono, il bar di Sharon. Ma non sei venuto qui tipo 15 o 20 anni fa? Facevi il venditore ambulante o qualcosa del genere? Ehi, te l'ho già detto. Lascia perdere. Ai 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 ai. T'annasci fuori altarini. Ma guardatevi, sembrate Thelma e Louise. Per la miseria, cos'è questo? Mazzette ai politici, spaccio di droga, affari illegittimi, non è che... Spaccio di droga può essere? Tutte quelle transazioni. Potrebbe vendere droga o cose così? Non Dante, questo non è il suo stile. Tutti questi nomi. Questa si chiama corruzione. Quindi dei politici. Abbia scritto tutto. Passami di nuovo lo sceriffo. Lo so, ci sono dentro. Dante, sono Sharon. La tua piccola talpa qui ti ha tradito. Ho il tuo piccolo libro nero. E non... Però c'è mia figlia fuori. La ragazza c'ha nel 10. A meno che tu non mi dia quel bus nei prossimi 30 minuti. Tra quanto arriva l'FBI? Meno di un'ora. E va bene, Sharon. Hai vinto. Capo, è sicuro? Li aspettiamo fuori. Troppo tranquillo. Del fottuto autobus. Non saresti dovuta venire, non è sicuro. Quei poliziotti prima sparano, poi fanno domande. Come stai? Sciocchetti. Adesso meglio. Abbiamo rischiato e tutti. Tu? Non ti lascerò affrontarlo da spaventata. Solo. Anch'io. C'è qualcosa veramente che mi sfugge. È
Se ci succede qualcosa. Però non so cosa. Qual è il piano? Una volta sull'autobus. Ce la caveremo, che io ho paura a non pensare a queste cose. Per la benzina. Ce la caveremo, famo un po' di ottimismo. Non hanno motivo di farci del male. Dobbiamo solo arrivare alla fine. Hai ragione. Ce la faremo. Ho pensato a una soluzione per il lavoro. All'accordo di riservatezza e ai soldi. Sì? Se ne usciamo vivi, so cosa voglio fare. Cioè? Fai causa alla compagnia aerea. Fai la causa alla compagnia aerea. Dopo questa non mi ammazza più nessuno. Non firmerò. Porterò quegli stronzi in tribunale e gli farò causa per 10 volte quello che ci hanno offerto. Davvero? Vince, è fantastico. Non sei arrabbiata? Pensavo volessi lasciare tutto alle spalle. Esattamente. Io volevo lasciare tutto alle spalle. Non importa. È bello vederti lottare di nuovo per qualcosa. Ma Michelle, dopo questa... prendere quelle lezioni. Quindi, di volo. Vuol dire che lasceremo il paese? Non torneremo più a casa? Pensa. Cresci. Non ti rendi neanche conto quanto siamo lontani dal tornare a casa. Mi dispiace, Jay. Che mi hai perdonato. Non si torna indietro. Per Bruce. È abbastanza. Siamo... Il nostro matrimonio sopravviverà. Cara Michelle, stiamo a vivere questo. Se non superiamo il matrimonio, certo che sì, no? Dai. Il momento migliore di un sequestro è per chiarire i tuoi sentimenti. Ti amo. Beh, mette sicuramente le cose in prospettiva. Ti amo anch'io. Lo sai. Lo so. E Vince, c'è scritto io sì. Sì, ciao. Seconda possibilità abbiamo dato, ok. Sono Dale. Dale Hall? No, quello che hanno beccato a rubare. Sì, sì, sono io. Ok. Senti, ti ho vista lavorare in quel negozio di liquori e beh... C'è quel bar lì vicino, sai, quello con il biliardo e tutto il resto. E mi chiedevo se... Insomma, se volessi andarci con me qualche volta. Lui si sta dichiarando. Beh, ottimo. Ci conto. Anche questo è un bravo ragazzo alla fine. Poi certo, non fa nulla per dimostrarlo, però insomma, nessuno nasce cattivo, insomma. Gente, tutti in piedi! Ascoltate, gente. L'unica maniera in cui uscirete di questa sera è a bordo di quell'autobus. Ostaggi lato finestrini, noi al centro. Sicura che funzionerà? Non mi fingerò sicura di niente, ma so di cosa è capace la nostra famiglia. Strano, perché è così basso? No! Oh, corri! Bus è aperto! Ripeto! È pieno di poliziotti! Eliminateli! Porca miseria! Che casino! Una settimana prima, contenti di Rock. Mamma mia, che colpi di scena pazzeschi. E questo è Jay, una settimana prima. Veramente... Sta piacendo un casino, veramente. Jay, alzati. Che? Pa? Sei ferito? Ho bisogno che mi porti all'ospedale. Vestiti. Tranquillo, pa. Ti ci porto subito. Lo ha chiesto a Jay, il figlio prediletto, che è diventato dopo la storia dell'orologio, ma anche forse prima, credo.
capisco perché hai detto a madre il debito. Ora però è nervosa e preoccupata. Volevo solo fare la cosa giusta. Lo so, figliolo. A volte cercando di fare la cosa giusta si sbaglia. Un giorno capirai. Lei sperava di potermi cambiare, sai? Tutto quello che voleva era un uomo buono che la ricambiasse. Nessuno. E invece... solo. Almeno non tua madre. E quando una donna così ti dice di andartene... beh, inizi a pensare che forse ha ragione. Forse la mia famiglia non ha più bisogno di me. Non dici sul serio, ho bisogno di te, è gioco d'azzardo. Comunque non ci... è gioco d'azzardo. Persino io so quando è il momento di incassare. Devi smetterla. Ci ho provato, figliolo. Ma quando sapore la vittoria, mi vuoi sempre di più. Ed è anche una patologia questa, attenzione, Il gioco d'azzardo, la ludopatia si chiama. Perciò... gira qui. Non è proprio facile, insomma. Non andiamo all'ospedale. Gira. Ok, un altro colpo di scena così. Dove ci porta? Come hai fatto a farti del male alla spalla, pa? Sei un bravo ragazzo. So che non è giusto avere un favorito. Il guaio è che Tyler è troppo simile a sua madre. Dale è troppo simile a me. Tu sei diverso. Posso parlarti, figliolo. E fidarmi. È una via di mezzo tra tutti quanti, alla fine, Jay. Perché siamo fermi qui? Aiutami a scaricare questo telone. Vedete che ha ammazzato quello? Ha ammazzato quello. È pesante. Pa, cosa c'è dentro? È uno morto. Ce l'hai? Ora tira! Continua a tirare, forza! Forza, forza. Quello là. È morto? No, è vivo. Devi ascoltarmi. Ci ha minacciati. L'hai sentito? Ho voluto dargli un avvertimento di tutto qui. Mi ha aggredito e io l'ho colpito. Troppo forte. È caduto e ha battuto la testa. Non volevo ucciderlo. Sono andato nel panico. È stata legittima difesa. L'hai ucciso tu. Però è pure legittima difesa, Perché lui l'ha aggredito. Ha avuto quello che si meritava. Non è stata colpa tua. Esatto. Chi va con lo zoppo impara a zoppicare. È quello che mi diceva sempre mio padre. Che vuol dire in sto contesto? Non è che se muore lui, muori pure te. Sono squali. Gli fai sentire l'odore del sangue e ti mangiano vivo. Vorrei avergli dato l'orologio. Non è un orologio qualsiasi, figliolo. Come ho detto, apparteneva al mio caro vecchio papà. Ora è tuo. Tienilo in un posto sicuro. Questo l'hanno preso un po' da Pulp Fiction, sta cosa dell'orologio. Da Butch, no? Esamina il cadavere, sì, vediamo se c'è qualcosa. Vediamo un po', tasche interne del giubbotto. Magari si scopre essere anche dalla polizia, che ne sai? Fruga nella tasca. Allora, così è ancora peggio. Tasche del giubbotto interno, ce ne staranno altre? Credo di sì. Ancora caldo. Non per molto.
Continua a cercare. Ho capito, ma... Non perdiamo altro tempo. Ma... che facciamo adesso? È morto. C'è solo una cosa da fare. Andiamo seppellì. Che diva. Scava. Per favore, non chiedermelo. Jay, ascoltami. Nessuno deve trovarlo. Se non lo facciamo, le persone per cui lavora... ci ammazzano a noi. Non te lo chiedo per me. Pensa a tua madre. Pensa ai tuoi fratelli. Sei l'unico di cui mi posso fidare. Prendi la pala. Questo è un bel casino. Io non posso farlo. Scusami. Se vuoi un lavoro fatto bene, devi farlo da solo. Ora ascolta. Quando avevo la metà dei tuoi anni, avevamo un cavallo. Un bellissimo puledro. Lo cavalcavo quasi tutti i giorni. Poi, un'estate, mi ha buttato a terra. Ha iniziato a scalciare, a mordere. Sono stato fortunato. Mi ha ucciso. Il giorno dopo, papà mi dà il suo fucile. Mi dice che quando un animale impazzisce, tutto quello che si può fare è abbatterlo. Sì, ma quello è un cavallo, quell'altra è una persona. Mentre tiene fermo quel cavallo. Conta fino a tre. Preme il grilletto e... per tutti quegli anni l'ho odiato. Lo so che aveva ragione. Dovevo e mica essere. Tanto, eh. Hai capito? Doveva essere... È ancora vivo. Aiutami. Finti, figliola. Gli faremo un favore. Aiutami. Per favore. Forza. Mamma mia, qua che scelta brutta, 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 brutta. Seppelliscilo. Brutta. Supplica. Rifiuta. Mamma mia, che brutta scelta. Supplica. Una via di mezzo. Ancora salvarlo, ma ti prego, non può salvarsi, figliolo, proprio come quel cavallo pazzo. Ma non è un cavallo. Oh mamma mia, facciamo obbedisci. Mamma mia, che scelta brutta, che sennò ci ammazza la famiglia. Se no però ammazziamo noi. Oh mamma mia, obbedisci. Che robetta, mamma mia. Doveva essere fatto. Che macello. Sepolto vivo. Ah, voi non lo leggete? Però io ho gli obiettivi, non so se li avete letti, gli obiettivi che... Bevi, ne hai bisogno. Rifiuta la birra, che sennò divento pure embriacone, già ho ammazzato uno, lascia perdere proprio, pa. Non mi va, è un po' presto. Non è presto, è tardi. No. No, grazie. Beh, dopo stanotte ne ho bisogno io. Prenditi cura dell'orologio di tuo nonno, capito? Ha etichettato al polso degli Holt fin dalla Grande Depressione. Quindi fanne tesoro. E di che tesoro? Abbiamo ammazzato una persona, dai, eh? Quello che ti ho chiesto di fare stanotte, figliolo,
Quello che hai fatto non è stato solo per me, ma per tutti noi. Quello è vero, l'ho fatto per quello. Con te. La scelta. E forse sono solo un buono a nulla, ma ho fatto un sacco di sacrifici, Jay. Andare in guerra, occuparmi di quel tizio stanotte. Avere una famiglia significa fare sacrifici, persino per un vecchio ubriacone fuori di testa come me. Non sei malaccio, puoi ottenere aiuto, sei perverso, puoi ottenere aiuto. Ci sono dei posti dove potresti andare, agli incontri, puoi cercare aiuto. In quei posti non aiutano i vecchi cani come me, li abbattono e basta. Aveva ragione, vero? Quelle persone per cui lavorava verranno a cercarci. Mi sa di sì. Verranno a cercare me. Ma non gli darò questa soddisfazione. Ora va a dormire un po'. Sistemerò il casino che voi ragazzi avete fatto sul tetto. Ok, quindi che significa? Che non gli darò quella soddisfazione? Attenzione. Cos'è sto biglietto? Sharon, non hai quasi mai ragione, ma avevi ragione su di me. Riscuoti l'assicurazione, basterà a saldare il debito. Mi dispiace per tutto. Mi sa che si è ammazzato. Lasciamelo fare. Ti prego. Oddio. Ma tiralo giù. Ma come si fa? No. No. No, non morire! Non morire! Dovevi lasciarmi! Sei ancora mio padre. Non voglio perderti. La vita. Da mai quello che vuoi. Mamma mia, che storia. Oddio, Bear, se solo me ne avessi parlato. Ora che ha tutti quei tubi e cavi che gli escono fuori, non potrà parlare molto. Per ora? Dovevi lasciarlo lì. Ci hanno dato una settimana per saldare il debito. Dopodiché verranno per la casa, per i furgoni. E poi per noi. Ecco perché hanno avuto quei problemi. E hanno dovuto fare la rapina. È stato tutto Jay, cioè sono stato io, però... È vintage. Vale qualcosa, credo. Quel vecchiume è un falso, fidati. Pa non sarebbe riuscito neanche a regalarlo. Sapete che vi dico? Rapiniamo la banca. Potrebbe funzionare, se fatto bene. Un momento. Nessuno rapinerà banche. È troppo rischioso. Ma forse c'è un altro modo. Ruba i soldi da un sceriffo, che è andata male pure quella. Qualcuno mi copra! Occhio! Arrendetevi! Siete circondati! Fateli fuori! Fateli fuori! Cerchi a terra! Continuate a sparare! Che cosa facciamo? Dietro di me! Andiamo al furgone! Michel! Jim! Siamo qui! Vince, aiutaci! Vai Vince, aiutali! Arrivo, dai, dove Michelle era troppo ve la chiede. Arrivo! Cazzo! Cazzo!
Vieni con me. Vaffanculo, pezzo di me. Oddio. Venite fuori con le mani sopra la testa! Però morì così, no? Corri! Cos'ha la tua gamba? Dov'è Michelle? Guarda! No, porca miseria! Salvala, Vince! Ti tiro fuori da qui! Ti prego, fai in fretta! Ma succede tutto in fretta che non ci sto a capire niente! Tira su sta trave! Ci sono. Ma è finito. Non ce la faremo. Spara la macchina. Poletanolo. Tre, ok. Uno, due, tre. Arzala. Dai, abbiamo fatto proprio all'ultimo. Ti prego, fa che funzioni. Cosa stai facendo? Mia, che casino. Mo scoppia tutto. Tutto bene? Tutto bene, vai. Ma sto Vince ho fatto diventare proprio un supereroe, eh? Tenete duro. Ma tutto a poco, cazzo. Spero che Paul sia uscito. Come uscito? È vero, Paul c'è in mezzo. Andiamo fuori a... però c'è stata la polizia. Ok, vai. Dai, pezzo di... Uscite presto! È tutto in fiamme! Dovremo saltare! Quanto un cavallo, non è che... Vince, aspetta! Se non ce la faccio... Ce la fai! Prendimi le mani! Ci siamo! Vai! Mo abbiamo proprio rotto tutto. Ok, si salta. E niente salti mortali. So che vorresti. Ti ho mai detto quanto amo le tue battute idiote. Sì, ma nel momento, spicciamoci. Fai una battuta, fammola ride. Oggi faccio scintille. Lo vedi? Non è tutto sbagliato, è vero che fa scintille, cioè. Vai. E mo tocca a me. Ma no, a lei. Le fiamme stanno salendo. Dobbiamo andarcene. Ora. Oddio, no. Vedi, aspettare e poi dopo. Senti, troverò un altro modo. Il bagno in fondo all'ingresso. Ci vediamo giù. Ah, perché c'è un'altra finestra al bagno. Oh, Cristo. Dove devo andare? Alla finestra, vai. Vai. Ci siamo passati, dai. Vai giù. L'abbiamo fatta, eh. Sentiti una gente a terra. Abbandonare la collina. Servono rinforzi urgenti. Stiamo scendendo ora. Passo. Che cazzo di casino. Ok. Mamma mia, tutto a fuoco sta andà. Ah, beh, c'era il cane. Aia. Era al minimo. Credimi, non puoi sapere cosa fa al massimo. Sceriffo, qui Coburn. Sei ancora sul retro. Hai bisogno di supporto. Negativo, Coburn. La situazione è sotto controllo. Dov'è Sharon? Dov'è il libro? Come ce ne usciamo da qua? Ma che fai? Ti ho dato la possibilità di fare la cosa giusta. Mi sono fidato di te. E tu hai scelto loro invece di me?
Sei pazzo, mi hanno costretto, è stata una pessima decisione. Mi hanno costretto. No, no, no. Aspetta, è colpa loro, te l'avrei reso, giuro. Non mi interessa perché o come. Gli Holt non sono niente, Vince. Questa città non esiste senza di me. Anche i miei agenti più fedeli sanno che non devono chiedere spiegazioni. Quel libro potrebbe incastrare un sacco di gente, me compreso. Quindi devo chiederlo. Ci hai sbirciato. Ma che? Ma chi ha visto niente? No. No, non ho visto niente. Il fatto è che non ti credo. Che ne dici se ti porto in centrale per interrogarti? Per essere sicuri? Ma non l'ho letto. Vai, via. Mamma mia, ci ho avuto una cosa fulminea a vederlo perché mi ero distratto. Dove credi di andare? C'è sto Vince, c'ha dei riflessi mostruosi. È un gatto, eh. Che famo? Nasconditi nell'armadio, vabbè, la prossima idea dobbiamo uscire di là. Non sono stato arguto in questo voglio momento. Voglio farti qualche domanda, Vince. Tipo, cosa hai letto lì dentro che non vuoi che io sappia? Che sei corrotto, ma niente di che, eh. Meno male che è entrato dentro al bagno. Ho dentro la doccia. E non è vero. Vai. Mamma mia che roba. Ai 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 ai. Vai. Ma che roba. Ed è qua. Giubbotto antiproiettile. Ai ai. Ci ha preso uguale. Rapporto sull'incidente. Ho provato a interrogare il testimone in una stanza del motel. Il testimone ha reagito in modo aggressivo. Sono stato costretto a fulminarlo fino a fargli schizzare merda dagli occhi. Fottiti, sceriffo. E qua. Buttagliela dentro al gabinetto. Vai, 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 vai. Mamma mia. L'emmo fritto. Fulmina questo stronzo. Lo abbiamo fritto. Guarda chi ho trovato a sgattaiolare sotto il cancello. Lasciami! Ehi, ciao. E tu chi saresti? Dove sono la mamma e il papà? Voglio sapere se stanno bene. È la figlia di quel tipo, Vince. I poliziotti dovevano tenerla d'occhio. Facciamo un giretto, tesoro. Lasciala. Ma mo ve sparo, c'è mia figlia in mezzo. Sol, che cosa ci fai qui? Dovevi essere nella macchina. La poliziotta ha lasciato la portiera aperta. Volevo trovarti. Ma porca miseria, Zoe. Vi ho aiutato. Vi ho aiutato. No, colpo d'avvertimento. Abbiamo messo paura. Ascolta, è la nostra ultima chance. Con una bambina in auto la polizia non ci sparerebbe mai. E che cazzo. Mannatevene a prendere un'altra. Jack, la pistola. Porca miseria, Jay. Bravo. Jay, non devi farlo. Abbassala, ti prego. Così nessuno si fa male. Abbassa la pistola, non abbassarla, mamma mia. Non lo so. Non ammazzerebbe mai Jay. Abbassa la pistola, che vedevo di. Merda. Forse non ci ammazza Jay. Mi sa di sì invece. Grazie. Ah, meno male. Jay, apri il cancello e metti in moto. Cioè, sono esausto, pare che lo sto facendo veramente io che sto a vivere queste scene. Ha solo 6 anni, questa è una scena della pagheria. Ha solo 6 anni. Ha 6 anni! Non ha già visto abbastanza in una notte?
Anche i miei ragazzi. Anch'io. Mi spiace, Vince, ma ci serve. Capito, però allora siete maledetti, per favore, non voglio! Ehi, serve un ostaggio. Prendetemi. Sì, certo. Dopo quello che ci hai fatto passare. Ma dobbiamo andare. Vi sto implorando. Posso aiutarvi? Ascolta, senti. Senti, non sono un avvocato, ma in Arizona c'è la pena di morte, giusto? Perché se prendete Zoe e qualcosa va storto, nessuna giuria ve la farà passare liscia. Ma se io vengo volontariamente, potrei passare da complice. E mamma mia, che risvolti. Sì, ha ragione. Bene, andiamo allora. Ho salvato mia figlia, però, eh. Papà! Oddio, Zoe. Coraccio, Vince. Vieni con noi. È il mio personaggio preferito finora, eh. Poi viene Jay. No, ti prego, non andare. Prendi cura della mamma per me, ok? Ok. Ehi, se non tornassi, difendi sempre le persone che ami. Ok? Andiamo. Tieni. Se devi vedere al buio. Con il gufo. All'infinito. Ma che bello. Mamma mia. Dicendo star, papà, andato con loro. Ti prego, dimmi che siete i rinforzi. Lawrence Bradley, FBI. Che non è finita qua, adesso c'è l'FBI addirittura. Noi siamo scappati, però. C'è stato un massacro. Lo sceriffo era privo di sensi. Tutti gli altri sono stati coinvolti nell'esplosione. Abbiamo 4 agenti morti. Forse altri dopo le ustioni subite. E dei criminali nessuna traccia. Facciamo venire un elicottero. Mamma mia, che roba. Ora state buoni finché non superiamo i binari. Se Bear ci vedesse adesso. Non parlare di lui. Tutto questo è successo per colpa sua. È stata colpa sua, non lo capisco. Resta in silenzio. Non lo capisco. Vediamo un po' cosa dice o non lo capisco. Non era stupido. Cercava solo di fare la cosa giusta. Vince non è assolutamente d'accordo, ma nemmeno un pochino. Mi dispiace, Zoe starà bene, non guardarmi. Mi dispiace, dai, un bravo ragazzo, mi dispiace. Mi dispiace per tutto questo. Anche a me. Jay, occhi sulla strada. E ritorniamo a Zoe nel presente. L'oscurità, dove i pensieri si fermano e i ricordi muoiono. Lo sentite? Marta, accelera! Mi sa che non gliela famo, eh? Cioè, non ce la fanno loro? Ma che faccio? Ce la faremo! Guida. Ma che bello. Stile Peaky Blinders. Che sta a fa? Jay, che stai facendo? Spegnete il motore. Non provate a uscire dal veicolo!
Perché sta frenata improvvisa, Jay? Non funziona. Non funziona mai. Ho qualche secondo di pace. Poi l'istinto prevale. Epico, epico. Mamma mia, com'è finito sto capitolo? Credo sia finito. E che c'è ancora troppo da dimenticare. Non solo del motel, ma di quello che è successo dopo. Non dormirò molto stanotte, come sempre. Ci riproverò domani. Go tell that long. Porca miseria, che bello! Midnight rider. Tell the gambler, the rambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Ma io non so che dire, questo è un giocone, signori. Perché tanti lo hanno. Non lo hanno preso in considerazione. Ovviamente questo è il capitolo 1, ma c'è anche il capitolo 2. Ora lo farò sicuramente, ma veramente come capitolo 1, collisione, bellissimo. Ve lo consiglio veramente. E la serie proseguirà. Spero che questo video vi sia piaciuto. Il Mena Arancione vi saluta e vi aspetta con i prossimi video, video gameplay di me e molto altro. Ciao! Stupendo. Ah, una cosa che non avevo fatto nel video gameplay è il valore, quindi onore, apprezza l'integrità morale e la scelta di fare la cosa giusta, ok? Tratto scherzoso, trova leggerezza in ogni situazione. Però è vero, quello che sono un po' io, Stile di gioco, riflessi rapidi, i riflessi, insomma. Complete azioni rapide con velocità e precisione. Veramente, veramente fantastico questo gioco. Come sempre io vi saluto come vi ho salutato prima e il mio arancione vi saluta e vi aspetta nei prossimi video, video che prendi me e molto altro. L'ho già detto prima ma va bene lo stesso, ciao!